come abbiamo visto, questo tale Joe Rotman dice, siamo alla pagina 619, dice al vice sceriffo Luford che arriverà subito da lui dopo 5 minuti per parlare con lui di una cosa. E infatti lui arrivò più o meno dopo 5 minuti, come aveva detto. Io, dice il vice sceriffo che parla in prima persona, il narratore di questo romanzo, gli offrì un po' della mia colazione, un invito non troppo caloroso, dal momento che non lo volevo tra i piedi. Disse no, grazie, ma sedete a tavola con me. Bene, Lou, disse, cominciando ad arrotolarsi una sigaretta. Immagino tu sappia cosa voglio sentire. Credo di sì, annuì. Considero, l'ho già detto. Le discretissime allusioni dei giornali sono esatte? Ha cercato di darle addosso e gli si è rivoltata contro. Allora, c'è stato un omicidio. Era accusato di omicidio questo tale protettore di una prostituta, che poi sarebbe morto, cioè sono stati trovati morti sia il protettore sia la prostituta in quella camera, e la versione ufficiale sarebbe la seguente, che sarebbe stata la prostituta a uccidere il suo protettore mentre lui stava uccidendo lei. Quindi il protettore ha cercato di darle addosso e gli si è rivoltata contro? Così pare, non so immaginare nessun'altra spiegazione. Non ho potuto fare a meno di chiedermi, disse omettendo la cartina della sigaretta, come può una donna con la faccia sfondata e collo rotto centrare 6 volte un uomo, anche se grosso come il non compianto Elmer Conway? Come ha potuto quella prostituta uccidere questo suo protettore, questo tale Elmer Conway, con il cranio sfondato? Strano, impossibile. Alzò gli occhi lentamente fino a incrociare il mio sguardo, scrollai le spalle. Probabilmente non ha sparato tutti i colpi in una volta sola, gli sparava mentre lui la prendeva a pugni. Diavolo, non le andava di restare lì a prendersele finché lui avesse finito, così ha cominciato a sparare. Non le andava, a quanto pare, annuì. Ecco, attenzione, Joe Rotman ha intuito come stanno le cose, cioè non è come la versione ufficiale dei fatti, ma deve essere invischiato lui stesso, cioè lo stesso vice sceriffo Lou Reed, nella vicenda. E allora Joe Rotman dice, non ne andava a quanto pare, a noi. Eppure, secondo quel po' di informazioni che ho raccolto, deve aver proprio fatto così. Lui era morto e lei era ancora viva. E uno qualunque dei proiettili, beh, due, che gli ha cacciato in corpo, sarebbe stato sufficiente a stenderlo. Ergo, lei deve essersi rotta il collo, eccetera, eccetera, prima di cominciare a sparare. Com'è possibile, quindi? I conti non tornano. Scossi la testa. Dovetti staccare gli occhi dai suoi. Hai detto che volevi conforto, esclamai. Tu vuoi... La storia originale. Io voglio la verità. Lou. Non si accettano contraffazioni. E la sto ancora aspettando. Non so perché vai avanti a farmi l'interrogatorio, dissi. Lo sceriffo e il procuratore della contea sono soddisfatti. Di tutto il resto non me ne importa. È così che la vedi, eh? È così che la vedo. Bene, ti dirò come la vedo io. Continuo a farti l'interrogatorio perché sono coinvolto nella faccenda, non direttamente forse, ma neanche indirettamente, esatto. Sapevo che ce l'avevi con i Conway, in realtà ho fatto tutto quello che potevo per metterti contro il vecchio, moralmente e forse pure legalmente sono corresponsabile di qualunque azione impropria tu possa intraprendere. In ogni modo, diciamo che io e i sindacati che rappresento potremmo essere messi in una pessima luce. L'hai detto tu, ribattei, è una tua affermazione. Ma non tirare troppo la corda. Lou, l'omicidio non lo tollero. A proposito, qual è il punteggio al momento? 1 o 2? Ne hai ucciso uno solo oppure tutte e due? Lei è morta ieri pomeriggio. Non me la bevo, Lou, se è stato omicidio. È opera tua. Su 2 piedi non so dirti cosa farò, ma non te la lascerò passare, non potrei. Ecco, come vedete, piano piano, questo... siamo a metà più o meno del romanzo, si insinua il dubbio e il sospetto anche in altre persone che sia stato Lou Reed ad uccidere, che sia quindi un assassino. E poi questo sospetto troverà delle conferme nel corso del romanzo, fino alla fine del romanzo che non vi racconto. Ti interessano file di questo genere? Allora vieni su www.gaudio.org e iscriviti alla newsletter A Scuola con Gaudio, all'indirizzo www.gaudio.org/news.